secondi alla partenza. 2, 1, via! Forse c'è una gara di trotto. Cavalli in partenza! Fans con accanto Asso Cobra, poi la pariglia composta da Agi Zambra e Alfetta, il chilometro in 1.17.3, andiamo all'ingresso della penultima piegata, situazione invariata. Cerca di mantenere il contatto Egen Vale che precede lungo la corda Zavido Fans e Agi Zambra. Lungo la corda cerca di farsi sotto anche Agi Zambra, più in fuori Zamara Ferm, si va in retta di arrivo. Follonica in partenza, macchina in graduale movimento, con Velenosella e Zeas velocissimi, con vicino all'esterno anche Atto P, poi Zokgar, Admar Pun. Velenosella va all'attacco dei primi, le mancano in avanti, Velenosella che in 15 si è difesa, sta Velenosella davanti alla tribuna in vantaggio, su Zeas, Abakuk. Velenosella, Zeas, Zelibio, Abakuk, poi Zeus, eccolo addirittura. Velenosella, Zeas, Velenosella in vantaggio su Zeas, che prova l'ultimo a fondo. Velenosella che va a vincere su Zeas, terzo Abakuk e quarto Zelibio. In partenza prova a portarsi al comando Bis de Fiori. Su Budrio GF, all'esterno Axaltor, terza posizione alla corda per Auro B. Passa Bis de Fiori, sul quale si presenta Axaltor, che sembra poter rilevare al comando Bis de Fiori. Cavalli ai 600 metri, passa Zani, 600 metri passati in 44-1 dall'allievo Enrico Bellei. Seconda posizione per Axaltor, quindi Bis de Fiori, lunghezze su Axaltor, mentre sposta dalla terza posizione alla corda Bis de Fiori. Passaggio al chilometro 1.14 e 4 di Budrio GF, prosegue la corsa indisturbata di Zani, cede Axaltor su Bis de Fiori. All'esterno è rimasto il numero 3 Bis de Fiori che punti in avanti. Ultimata la seconda piegata con al comando ancora il numero 7 Zigina Cobra, c'è l'attacco di Bis dei Fiori che innesta marcia superiore davanti alle tribune, Bis dei Fiori a condurre su Zigina Cobra, poi il numero 5 Beltà, quindi Ulrich Gar. 1040 metri, 10 al via, l'1 Astro Azzurra, 2 Zoffo R, 3 Bagliardo Day, 4 Hudson Capar, 5 Bis de Fiori, 6 Brian, 7 Blue Shadow, 8 Zacinto. Posizione alla corda per Bagliardo Day, davanti a Bis de Fiori, avanza all'esterno Blue Shadow. Punto ancora Bagliardo Day, quindi Bis de Fiori con in fuori Blue Shadow. Una Hudson Capar a condurre su Blue Shadow e Bagliardo Day, quindi Bis de Fiori, Brian, Cavalli fanno il loro ingresso in sotto minaccioso Bus Deimar, quindi ancora Bis de Fiori. La mossa in terza ruota di Blue Shadow quando siamo al chilometro passati con 1.17.7. Blue Shadow in terza ruota che si porta a contatto con i primi. Al comando c'è sempre Cosmic Dancer, allargo Blue Shadow, c'è stata la rottura di Dolce Stil Novo. Attacco di Blue Shadow al numero 3 di Cosmic Dancer, poi Betul e Besvivant. Si libera dalla corda il numero 8 di Dark Blue Barb. Cavalli che completano la piegata finale con Cosmic in vantaggio, si deve difendere da Blue Shadow. Blue Shadow che prova l'ultimo attacco a Cosmic Dancer. Cavalli in partenza. Macchina che prende velocità. Favorito il pronostico per Gagliardo, va numero 2. Stacco della macchina. Veloce guai ai vinti nei confronti di Gretel Axe. Poi Grease Wise. 400 in 31.6. L'attacco adesso da parte del numero 4 Gretel Axe.
che insiste all'esterno di Guaia e Vinti. Giberna di fuori, Giberna, Luis. Gloria November per la terza moneta. Vicini il 5 di e l'1 di Gretelax. A sua volta precede insieme a C e Impetuoso. 45 i 600, buona l'andatura imposta da Ipertornado sotto l'attacco esterno di Imon Kelly SM. Capeggiare gli inseguitori in Tessa Lod che precede Impetuoso insieme a C. Esterno c'è anche Ilex della Buzia che precede il numero 3 di Irvilac e il 10 di Impetuoso. Metà corsa se n'è andata in 1-2-1, si va da 1-17,5, e a contatto il 10 di Impetuoso. Dalle retrovie prova la risalita anche Yuri Hans, numero 12, cavalli che entra addirittura di arrivo con Irvilac in vantaggio su Ilex della Buzia, largo il numero 5 di Italica SF, poi il 10 Impetuoso in mezzo alla pista, lotta a 3 per la vittoria con Irvilac che deve subire l'attacco di Italica SF, di Impetuoso a largo, Italica che passa forse sul palo su Irvilac, Impetuoso finito bene alla distanza. Seguiti da Damerval, a sua volta pedinato da Vigil Duke. Quarta posizione per il numero 8 di Dictatans che ha all'esterno Dakota Ness. Cavalli vanno a chiudere il mezzo miglio iniziale che Dumrek rifinisce in questo istante in 1.4,5, 17,5 la frazione, 32,8 secondi 400 metri. L'avanzata all'esterno di Dakota Ness che giunge al sulchi di Dumrek. Dietro i due Damerval, quindi Digital Duke, Dantoz, Dictatans e Daphne R. Chilometro chiuso in 1.20,3, 15,3 la frazione con Dumrek incalzato da Dakota Ness, i due seguiti da Damerval, quindi di Digital Duke, Dantoz, Dictatans e Daphne R. Attacco degli 800 finali, 15,9 l'ultima frazione, non muta lo schema di corsa con Dumrek sempre in vantaggio. Dakota Ness che rifiata all'esterno lungo la corda Dumrek, lungo la corda Damerval, a precedere Digital Duke, quindi Dantoz, Dictatans, Daphne R. 15,4 ultima frazione per Dumrek che si mantiene in vantaggio su Dakota Ness che accusa a spostare all'esterno Damerval. Quindi il gruppo ben riunito, attacco dei 400 finali, 14,7 ultima frazione con Dumrek in vantaggio su Damerval, sta cedendo Dakota Ness incalzata da Digital Duke e Dantoz. Ingresso della retta d'arrivo con Dumrek in vantaggio su Damerval, quindi Digital Duke che prova a prevenire Dantoz. Retta d'arrivo con Dumrek avvicinato da Damerval, Damerval va su Dumrek che ancora si difende. Più indietro gli altri capeggiati da Digital Duke, ultimi metri con Dumrek e Maurizio Mazzarini che si vanno ad affermare. Seconda posizione per Damerval, terza per Digital Duke. Che lascia i concorrenti Dominator all'interno Digital Duke. Dominator su Digital Duke, Dottor Maisto, con Amod Probe all'esterno di Dominator. Poi Digital Duke, Dortmund, Dottor Maisto, Serra sotto Digital Duke, accena la terza ruota il numero 4 di Barayon. Cavalli che sono a metà della piegata finale. Buonasera dall'Ippone di Tor di Valle, prima corsa in pista cavalli di 4 anni, non vincitori di 20.000 euro in carriera, 1600 metri a distanza, rimangono in 6 dopo il ritiro il numero 6 degli Anira, l'1 Damasco del Ronco, 2 Diabolic Hans, 3 Discola, 4 Diapason AC, 5 Distico Pra, 6 Digital Duke. Quindi all'esterno sposta anche Distico Pra in anticipo su Digital Duke, retta d'arrivo con Diapason AC sotto la pressione di Diabolic Hans che tende a passare, l'errore di Diapason AC lascia in vantaggio Diabolic Hans, finisce forte Digital Duke, Digital Duke va su Diabolic Hans, Digital Duke si avvicina a Diabolic Hans sul palo, prende la meglio, seconda posizione per lo stesso Diabolic Hans, terza per Discola, 2,4,4 la distanza, 15,5 per la retta d'arrivo, 1,17,8 la media al chilometro. Affermazione per Digital Duke e De Castiglio. Queste corse sono così faticose. È bello essere tartaruga pallini.